Buonasera da Imola, dalla palestra Cavina, decima giornata di Serie A Gold, il pallamano maschile, pallamano Romagna contro Campus Italia. Benvenuti da Carlo Dall'Aglio e da Mattia Melis, commentatore tecnico. Bentornato su Eleven Sport. Innanzitutto partiamo subito con un commento su come deve affrontare questa partita, questo scontro diretto il Romagna. Con tanta testa. Con tanta testa e i ragazzi di Costerillini vengono da una bellissima vittoria con Rubiera. Sarà una partita dura. Partita dura senza dubbio contro una squadra che è in pratica la nazionale dei ragazzi del 2004-2005 guidati dal direttore tecnico della nazionale Riccardo Trillini. Un saluto a tutti i tifosi del Campus Italia, oltre ovviamente a quelli della Pallamano Romagna. Veniamo subito alla lettura delle due formazioni con Campus Italia con il numero 6 Federico De Ruvo, il 7 Jacopo Occioni, il 9 Marco Zanon, l'11 Valentino Dello Vicario Giacinti, con il numero 13 Tommaso De Angelis, con il 14 Lorenzo Franito, con il 16 Francesco Scarcelli, con il 17 Leo Andreotta, con il numero 18 il capitano Paul Wierer, con il 19 Alfonso Didone, con il numero 22 Simone Gian Bartolomei, con il numero 23 Cristian Manojlovic, il numero 96 Alessandro Lubinati. In panchina, come detto, il DT Riccardo Trillini. Arriviamo con la lettura invece della formazione del Pallamano Romagna agli ordini di coach Domenico Tassinari. Nicolò Bianconi con il 3, con il 4 Cristiano Amaroli, col 5 Nicolò Fioretti, con il 6 Tommaso Albertini, con il numero 8 Dario Chiarini, con il numero 9 Rinaldo Ceroni, con il 10 Mohamed Essam, con l'11 Filippo Gollini, con il 12 il capitano Fabrizio Bicio Tassinari, con il numero 13 Claudio Lo Cicero, con il 14 Luca Tondini, col 15 Alex Rotaru, con il numero 16 Martino Redaelli, con il 18 Martin Di Domenico, col 22 Samuele Mandelli e con il numero 25 Mattia Bandini. I due arbitri della serata sono Matteo Corioni e Pierluigi Falvo. Tutto pronto quasi. Per la presentazione ufficiale in mezzo al campo. Gli arbitri hanno controllato le due porte, si avvicinano al centrocampo, quindi inizierà la lettura delle formazioni al pubblico della cabina. Un turno infrasettimanale che vede, oltre Romagna Campus Italia, anche Raimond Sassari, Cassano Magnanco, Brixen, Bolzano, Fasano Conversano, Merano Pressano, Fondi, Albatro, Siracusa e Secchia Rubiera Carpi, in un turno particolarmente intenso di derby. Thank you.
33-19. Tutto pronto, dicevamo. Ringraziamo gli sponsor che seguono la Pallamano Romagna, questo progetto molto interessante che ha visto l'anno scorso la promozione nella massima serie con una cavalcata vincente in A2. Prima palla per gli abruzzesi con Tommaso De Angelis. Ora i saluti convenevoli e attacco De Ruvo con Cristian Manojlovic. Virer come ala destra, partono gli azzurri, gli azzurrini con Zanon, il tiro di De Ruvo, la parata di Martino Redelli, parte il capitano, dall'altra parte Rotaru, la palla resta lì, gli arbitri fischiano, fallo sul terzino Rotaru, quindi dai 9 metri Rinaldo Ronni Ceroni, il capitano, giostra la palla da Rotaru, Chiarini, attacca sulla destra, Rotaru va a segnare il vantaggio. Ricordiamo
che Campus Italia è fuori classifica, intanto c'è il palo di Zanon, la recupera in tuffo e Sam. Fuori classifica e quest'altro anno giocherà nuovamente in Serie A2, ma i punti in classifica, di la posta in palio sono punti veri, reali, molto pesanti, e quindi Romagna deve cercare in ogni modo, vero Mattia, in ogni modo di vincere questa partita, di fare punti assolutamente. Ora Tassinari, c'è il fallo di Deruvo, 9 metri per il Romagna, diverse assenze tra i padroni di casa, soprattutto Ivan Antic. Intanto Rotaru segna il 2-0, Manojlovic subito per Dello Vicario Giacinti, 2-1 il punteggio dopo 2 minuti e mezzo giocati. Dicevamo di Ivan Antic, l'attaccante, il tiratore croato, che però è fuori, non gioca una partita dal 1 ottobre in casa contro Merano al Palacattani di Faenza. Ora ancora Rotaru, l'allarga per Albertini, la palla gira verso sinistra, poi la ferma Rotaru, prova ad andare fino in fondo e segna un gol eccezionale in tuffo. Tommaso De Angelis va fino in fondo e segna De Angelis il 3-2. La ripartenza veloce a centrocampo dopo il gol è una delle caratteristiche di Tommaso De Angelis. 9 metri, ma uomo in più per il Campus Italia. Ricordiamo che Manojlovic, che ora gioca al centro, e Tommaso De Angelis stesso sono settimo, ottavo in classifica marcatori dell'intera Serie A1 o A Gold, che dir si voglia. Extra player in attacco per i Romagna, quindi fuori Redelli per avere l'attacco al completo, e Sam fa girare, chiaramente deve essere pronto, infatti esce subito Di Domenico per dar spazio a Redelli. Dall'altra parte c'è il fallo di Deruvo, con l'uomo in meno anche in attacco ora in Romagna. Tassinari viene fermato ancora, si tocca la caviglia, il piede, forse ha ricevuto un pestone, quindi ritorna Di Domenico, però c'è già il gioco passivo col braccio alzato, deve tirare, perde palla, esce il tiro fuori tutto campo, fortunatamente per il Romagna la palla esce col portiere fuori gioco e porta sguarnita. Ora può ripartire ancora il Romagna, ruotano gli attaccanti, palla per il capitano, poi arriva a Sam che va a segnare, gol non subito e gol segnato. Ora però segna Manojlovic, 5-3 il punteggio, giocati 6 minuti, parità numerica. Esce Sam intanto, rientra Ceroni al centro dell'attacco, il pivot che si sposta sul fronte sinistro dell'attacco, va a dare una mano nella costruzione, poi va fino in fondo ma commette fallo di sfondamento, può ripartire. Francesco Scarcelli in porta, Deruvo, Zanon
Bertini su Manolovic, va fino in fondo, c'è la parata di Redelli a mano aperta. Manolovic, Derugo, c'è la rete, qui cade a terra, c'è la rete di Zanon, Marco Zanon, un altro particolarmente avvezzo alle reti, avendone segnate già 42 in questa stagione, questa è la 43esima. 5-4 punteggio con il Romagna, che prova ancora la parte di Rotaru, Chiarini, Cassinari si prende dello spazio, poi il tiro immediato di Rotaru, la parata di Francesco Scarcelli, ora attacca con Derugo che però si deve fermare, non è in in ritmo per andare a fare anche solo una finta di tiro. Ora attacca lo stesso Derugo con Zanon, che prova lo spazio con Manolovic, c'è il fallo di Ceroni, si scalda il pubblico imolese e del Romagna in generale. Ora Derugo, la palla altissima, non può arrivarci Zanon nonostante l'altezza, quindi palla in mano a Redelli, può ripartire Romagna, 21 e 10 da giocare. Vediamo Chiarini, la botta di Chiarini, 6 a 4 punteggio, subito dall'altra parte, c'è la traversa piena di Valentino, dello vicario Giacinti, la palla è recuperata da Manojlovic che si scambia qualche parola con Derugo per chiamare lo schema. Ragazzi giovani ma davvero dal gran talento. Vediamo il fischio arbitrale, 2 minuti a... Giallo a Chiarini. Giallo, ammonizione a Dario Chiarini. Mattia, come vedi questa, i primi 10 minuti di questa partita? Vedo un Campus che corre, rimessa veloce, ci ha sempre messo in difficoltà. Mentre la difesa schierata ha fatto fatica. Noi abbiamo sempre trovato una buona soluzione uno contro uno con Rotaro per andare a far gol. Concediamo troppi rimessa veloce col cambio attacco difesa nella zona centrale, direi, in questo momento. 7 metri per Tommaso De Angelis contro Redelli. C'è la rete. Bel 7 metri. Secco. Seconda rete personale. Alla coppia dei difensori, ammonizione a Derugo, a Federico Derugo, annullato quindi la rete realizzata da Ceroni con un tiro arrivato dopo il fischio. Ora ancora lì la palla, c'è di nuovo fallo su Ceroni. Parte Romagna sul più uno, Tassinari va fino in fondo, il tiro fuori, Scarcelli pensa al lancio lungo, poi fa ripartire Derugo, Manolovic, la palla è troppo forte, non riesce ad agganciare, il figlio d'arte, Manolovic, ora Chiarini, Rotaru, Chiarini e Rotaru è fuori ritmo, col difensore pronto, quindi deve ripartire dall'altra parte. Chiarini si alza, il tiro sfiora il palo alla sinistra di Scarcelli, che come prima cerca Derugo. Ora Tommaso Albertini contro Manolovic, il palo, chiede Manolovic
chiede il fallo. Dall'altra parte in Romagna, la fine in fondo, c'è forse un po' troppo di confusione. Un bel po'. Chiarini non ci arriva allungandosi dentro l'aria. Dall'altra parte De Ruvo, c'è il fallo di Rotaro, che non riesce ad anticipare il centrale terzino abruzzese. Quindi 9 metri per Dello Vicario Giacinto. Si scalda il pubblico di casa. Manolovic fino in fondo, un tiro meraviglioso sotto il set in diagonale, ma c'è il pareggio, seconda rete personale per Cristian Manolovic, una rete stilisticamente perfetta. Radeli ha abbassato un po' troppo presto le mani, ma ha tirato veramente un gran gol. Questo è rigore. Invece l'arbitro fischia la rimessa per il Campus Italia. C'è terzo giocatore nello scontro con Rotaro. Questo è rigore netto. Vediamo ora, speriamo non sia nulla di grave. Ricordavamo che questo è un turno ricco di derby, come quello tra Brixen e Bolzano e Merano Pressano per la zona settentrionale dell'Italia, poi Fasano Conversano in Puglia, i Secchi Rubiera Carpi, sicuramente quello che a noi più interessa anche per la classifica. Ricordiamo in fondo alla classifica 0 punti Carpi, 1 punto Romagna, 3 Campus, 4 Secchi Rubiera, 7 Siracusa e Fondi, e queste dovrebbero essere le 6 formazioni, 5 tolto il Campus che appunto come dicevamo è fuori classifica, sono le formazioni che dovrebbero battersi fino alla fine per salvarsi. Ora il solito movimento del Campus, bella mano ad intercettare di Rotaru. Tommaso De Angelis, c'è l'invasione di campo di Dello Vicario Giacinto, quindi parte il Romagna, la palla è per Rinaldo Cerone, 7-6. Quando ci si avvia a metà della prima frazione, più uno per il Romagna. Albertini, che è sempre fuori a difendere, in questo caso su De Ruvo. Riesce anche Dello Vicario Giacinti a dare una mano in impostazione di gioco. Tommaso De Angelis, il tiro immediato, un gol improvviso, un tiro improvviso, un bel gol della stella, di una delle stelle del Campus Italia. Entra in campo anche Samuele Mandelli tra i pali per i padroni di casa. Rischi di perdere Albertini, ora fuori ritmo, ma c'è la deviazione, il fallo, quindi riparte dai 9 metri Rotaro per il capitano Tassinari, che ama lo schema dei suoi per i suoi compagni. Ora Rotaro in centro, prova ad andare Tassinari fino in fondo, viene fermato con un fallo. C'è il tiro, la rete di Dario Chiarini. Vai Darione! 8-7 in punteggio. Consolato Scarcelli. Entra in campo Cristian Manolovic dopo il colpo ricevuto nello scontro fortuito con Rotaro qualche minuto fa. Ora De Angelis sta al centro, la palla
campo, il Wierer alla prima conclusione della sua partita, non sbaglia il capitano, convive. Wierer, ora 8 pari quando abbiamo passato la metà della frazione, sta cercando probabilmente anche di addormentare un po' il ritmo in Romagna, anche perché non è al completo con gli effettivi, meno rotazioni del solito per coach Tassinari. Ora il fallo fischiato a favore di Tassinari, ma nel frattempo il centrale aveva trovato libero Ceroni che stava per tirare, quindi è stata interrotta sostanzialmente un'azione da gol. Chiarini sul braccio alzato, c'è la parata di Scarcelli che non lancia, forse un po' troppo confusione in attacco anche per Campus Italia in questo momento, ma soprattutto per i romani. Confusione da entrambi le parti, anche Campus ha cambiato difesa, si è messa un po' come noi con De Angelis su Rotaru, e a parte il bel gol prima di Chiarini, questo non è stato certo un bel attacco. Attacca De Angelis come centrale, va fino in fondo, viene fermata da Ceroni e Rotaru. Parte Majnovic, cerca il varco, Zanon, Wierer, il tiro, secondo tiro e secondo gol per il capitano. Gran bel gol anche questo. Primo vantaggio. Primo vantaggio per gli ospiti in serata, quando mancano 12 minuti all'intervallo, con Tassinari. Prova ad andare sulla sinistra, poi trova libero Ceroni, il palo, non ha fatto la parata. C'è il pareggio di Rinaldo Ceroni. Ora Wierer. Fallo. Vediamo l'attacco di Manolovic. La palla arriva, Tommaso De Angelis che prova a cercare il giovane Simone Giambartolomei, giovane nel senso che è un classe 2006, giovane tra i giovani, corriamo una squadra composta da atleti 2004-2005, più qualche perla del 2006, come appunto Simone Giambartolomei. 9 pari, tira immediatamente, si alza da fermo Cristian Majnovic e segna il 10-9, la terza rete personale. Vediamo ora l'attacco di Romagna che deve sbloccarsi soprattutto nella costruzione del gioco per avere linee di tiro migliori. Non ci penso un attimo, Chiarini a tirare sotto il 7, dall'altra parte è ancora più veloce Tommaso De Angelis a infilarsi in contropiede e segnare la sua quarta rete. Esce intanto Chiarini, fa il suo debutto in campo in serata Claudio Lo Cicero, che torna dopo un paio di assenze per un infortunio. Il tiro di Rotaru, intanto la parata di Scarcelli fa ripartire i suoi. Non in contropiede, ma Majnovic arriva e para Mandelli. La sua bella prima parata importante della serata. Ora lo Cicero va fino in fondo, tira a palo. Si era infilato in mezzo alla difesa degli abruzzesi. Vediamo il time out a 9:35 dall'intervallo, +1 per il Campus Italia,
Mattia, un commento, direi che oltre a un po' di confusione d'attacco la squadra, le due squadre sono in perfetto equilibrio. Campus ha sicuramente un ritmo maggiore ed è riuscito a recuperare, corre molto di più anche l'ultimo gol di De Angelis. Noi eravamo ancora in difesa quando loro stavano già facendo rimessa veloce, sicuramente hanno un maggior ritmo e sul lungo periodo, come si può vedere, paga. Potrebbe dare fastidio a Romagna questo, soprattutto alla velocità nelle ripartenze, come dicevi, dopo le reti incassate. Loro, noi facciamo gol e loro ce lo fanno subito dopo, in pochissimi secondi, e questo anche sul nostro morale, sul morale del Romagna non fa certo bene. Romagna che deve inseguire di una rete, quindi totalmente ancora in partita, chiaramente in Romagna. Dopo essere stata anche più 4, mi pare, così, sì, senza dati alla mano, diciamo. Più 3, il massimo vantaggio della Romagna, che era... Non mi sono sbagliato di molto, hai visto? In avvio di partita. Ora riparte, dopo il time out, Gian Bartolomei, Manolovic, De Angelis, eccoli qua, tre veramente dei gioielli di questa squadra e della nazionale italiana di quella fascia d'età. Ora De Angelis, palla arriva a Virer, azione volante con Manolovic che non riesce a agganciare bene la palla, gli sfugge dalle mani davanti a pochi metri dal tiro al volo davanti a Mandelli, quindi può ripartire Romagna, un po' di accademia in questa azione. Però loro sono andati a cercare lo spazio lasciato dietro da Tommaso Albertini, visto la nostra difesa, e l'idea non è per niente male in realtà. L'esecuzione, Petto. Come non è male, nemmeno. L'ennesimo contropiede. Sempre di Tommaso De Angelis, che raggiunge già quota 5. E siamo sul 12 a 10 per il Campus Italia. 8 e 20 alla fine. Tassinari che prova a mettersi in proprio, viene fermato, quindi 9 metri con Essam, il pivot egiziano, classe 2001, arrivato in estate alla corte di Tassinari insieme a Ivan Antic. Ora perde ancora palle Romagna e deve stare attenta la squadra di casa, perché il Campus Italia si ingrana la marcia, gli lasci spazio, rischi di non poter più raggiungere. Ora Manolovic e De Angelis si scambiano la posizione. Prova a far sentire il proprio calore il numeroso pubblico di Gian Bartolomei dal centro, pensa al tiro, lo prova, c'è la parata di Mandelli che fa ripartire Romagna in attacco. Cicero, Lotaro, finge il tiro, poi lo prende e segna la sua rete numero 4. 7 alla fine, Albertini sempre avanti. A prendere l'attaccante probabilmente più pericoloso dell'azione, in questo caso su Manolovic, a fare pressione su di lui, De Angelis, un gol capolavoro, se sei d'accordo con me Mattia. Bel gol, tanta qualità. È andato via con una finta di corpo, un cambio di direzione clamoroso. Poi davanti al portiere è riuscito a inventare anche il pallonetto. Gran bel uso del palleggio, perché senza il palleggio dopo la finta in quel modo non andava da nessuna parte, quindi anche gran bel uso del palleggio. Ora Tassinari per Rotaru. Deve fermare Rotaru, anche Tassinari ha un muro davanti, prova a cercare e a trovare Alex Rotaru, la sua
dall'altra parte, questa volta viene fermato con il fallo De Angelis. Gran bel gol anche il nostro, c'è da dire, bello utilizzo dello spazio vuoto attaccato da Alex Lottaro, che trova una buona posizione, un buon angolo di tiro, ritrova lo smalto dei giorni migliori. Ci vuole la sua performance in una partita del genere. Beh, migliore in campo del Romagna in questo momento. Esattamente. Ora Manolovic viene spinto verso la fascia destra da Albertini. Ora ancora Manolovic, Gian Bartolomei, la deviazione, si alza e tira, questa volta sbaglia Tommaso De Angelis. Meno di 5 minuti alla fine del primo tempo, attacchi Romagna, Chiarini in campo insieme a Tassinari e Rotaro a provare a dare il via all'azione del Romagna con Rotaro, Tassinari, c'è un muro altissimo, un tiro di Rotaro sopra di mezzo metro alla traversa di Scarcelli. Manolovic, Albertini su di lui, tiro immediato e la rete di Marco Zanon. Dal possibile pareggio al nuovo più 2 per il Campus Italia. Torna in campo anche Martino Redaelli tra i pali. Tassinari, Rotaro viene spinto al momento del tiro, l'arbitro però ferma l'azione. Vediamo i due arbitri, Falvo e Corione, vanno a parlare per il time out, durante il time out, 3:44 alla fine, più 2, il Romagna è totalmente in partita, chiaramente deve un po' frenare la velocità degli ospiti, anche se in realtà appunto l'equilibrio deve trovare più che altro una soluzione adesso che Campus ha cambiato difesa e negli ultimi possessi stiamo facendo un po' fatica ad aprire, diciamo, la scatola. Difesa che è sempre molto compatta e molto alta, se così si può dire, nel sì, senso che escono in parecchi giocatori sul portatore di palla mentre ancora sta pensando di tirare, quindi anche a livello mentale crea un po' di confusione tra i giocatori del Romagna. Sono davvero molto aggressivi e purtroppo questa volta l'allenatore del Romagna ha chiamato time out forse nel momento sbagliato, perché Rotaro si stava insinuando molto bene tra 1 e 2. Esattamente. Loro cambiano nuovamente difesa, vediamo che cosa inventiamo. Vediamo l'attacco di Tassinari che prova a centrarsi, scambiano i tre terzini, ora in campo anche Luca Tondini. Vediamo la palla che arriva ad Albertini che segna. Un bel gol. Meno uno con un tiro sulla... un bel assist, diciamo, un passaggio filtrante, la difesa spostata e dal lato debole Albertini è riuscito a trovare il varco giusto per beffare Scarcelli. Ora su Tommaso De Angelis e Sam e Chiarini sporcano l'azione e può ripartire Romagna. Tassinari, Tondini, prova per Sam, è libero, c'è la parata a mano aperta di Francesco Scarcelli. Ora la parata dall'altra parte su Dello Vicario Giacinti, 7 metri, parata inutile di Redelli, ancora Tommaso
De Angelis, 7 metri, 2 minuti e spiccioli, c'è il tiro questa volta sul palo basso, nell'angolo basso, 2 rigori sui 7 gol di Tomas De Angelis, ampiamente il miglior marcatore della partita fino a questo momento. Ora Tassinari ancora una volta, anziché il pareggio per i romani, è arrivato il più 2 per il Campus. Ora un lancio troppo lungo da portiere a portiere, quindi palla regalata al Romagno che riparte con Chiarini, Tassinari, attenzione al rientro di Tommaso De Angelis, 1:20 da giocare. In campo Luca Tondini, un altro che è della stessa fascia d'età dei ragazzi del Campus Italia. Scarcelli intanto para, poi dall'altra sul tiro di Ceroni e dall'altra parte un passaggio troppo lungo, errori anche per gli ospiti che però conducono di 2 a 50 secondi dalla fine. Più pesanti i nostri errori assolutamente, perché con quei 2 tiri andavamo in spogliatoio, potevamo pensare di andare in spogliatoio pari e invece dobbiamo rincorrere meno 2. Ultimo possesso probabilmente del primo tempo per il Romagna. Tondini si alza, c'è la rete di Tondini, 23 secondi, De Ruvo, addormentano il gioco, 10 secondi, Manolovic prova l'accelerata, il tiro la traversa, Virer la recupera, c'è il fallo su Zanon, deve tirare, c'è il fallo però e quindi ci sarà il tiro franco a gioco fermo, a sirena già suonata. Cristian Manolovic, anzi Marco Zanon, scusate, il tiro comunque è deviato dal muro del Romagna. Si chiude 15, quindi sul punteggio di 15 per il Campus Italia, 14 per la Pallamano Romagna. Mattia Melis, un commento alla fine del primo tempo. Beh, direi che Romagna è ancora in partita, peccato per gli ultimi errori al tiro che potevano proiettare Romagna almeno verso il pari. Campus corre e ha fatto la differenza correre così tanto e così bene, e bravi loro, perché Scarcelli gli ultimi 2-3 tiri ha permesso al Campus di fare il break o comunque di non trovarsi appunto pari. Finisce il primo tempo con 2 reti per Zanon, una per Dello Vicario e Giacinti, 7 per De Angelis, 2 per Virer, 3 per Manojlovic. Per i Romania sono 5 per Alex Rotaro, 2 a testa per Albertini e Ceroni, 1 a testa per Essam e Tondini e 3 per Dario Chiarini. Dalla palestra Cavina è tutto per questo primo tempo, è restato il nostro... continuate a seguirci e guardate i nostri sponsor, i nostri sostenitori che danno la mano col progetto della Pallamano Romagna. Da Carlo Dall'Aglio, a dopo.
Bentornati in diretta su Eleven Sports dalla palestra Cavina di Imola, decima giornata del massimo campionato nazionale, Serie 1, Serie Gold, che dir si voglia. Intervallo di Pallamano Romagna a Campus Italia, pochi secondi all'inizio della ripresa. Dagli altri campi, mentre si sta ancora giocando, Fondi Siracusa, Merano Pressano e Secchia Rubiera Carpi. I risultati vedono Raimond Sassari, Cassano Maniago con la vittoria dei Sardi 30-27, la vittoria di Fasano 28-22 contro Conversano e il pareggio tra Brixen e Bolzano 31 pari. Qua Imola si gioca per la corsa salvezza con il Romagna impegnato contro una squadra, il Campus Italia, chiaramente presidente della federazione, fuori classifica. Tutto pronto, metà campo Rinaldo Ceroni per la rimessa in gioco, 30 minuti alla fine della partita. Salutiamo anche tutti i ragazzi e le ragazze del settore giovanile della Pallamano Romagna, Imola, Mordano, Faenza e Lugo fanno parte di questo progetto che da 4 anni sta sviluppando. Tanto Chiarini parte, c'è subito la parata di Scarcelli, fa ripartire Zanon. Vediamo il tiro, riprende la palla Zanon, segna la sua terza rete, di nuovo più due per il Romagna, per il Campus Italia sul Romagna, che ora attacca con Tondini. Chiarini, Mattia, si fa sentire anche l'assenza di Ivan Antic nelle scelte dei tiri. Ah, sicuramente il tiratore in questa squadra manca. Manca anche tornare in difesa rapidamente, quando sappiamo che ormai De Angelis fa sempre messa veloce, segna l'ottavo gol, nono gol. L'ottavo gol. Di cui almeno due in questo modo, essendo il primo a ricevere la palla a metà campo e a portarla velocemente nella porta del Romagna. La rete da, per i padroni di casa di Rinaldo Ceroni e l'immediata ribattuta di De Angelis. Tondini viene trattenuto, ora Tassinari prova a filtrare, ancora per Rinaldo Ceroni. Questa volta rallenta il Campus, Zanon, girano i terzini con Deruvo, Manojlovic. Si fa sentire il pubblico di casa, un'altra serata, se non da tutto esaurito, pochissimo ci manca. Virer, la palla, ci riprovano con lo schema e questa volta c'è la rete di Deruvo, che tutto solo si trova la palla solo da spingere dentro, andando ad attaccare l'anticipo, la 5-1 spostata del Romagna. Ora Tondini prova a buttarsi, Bandini non riesce a recuperarla, ma c'è il fallo su Luca Tondini, che gioca contro i suoi coetanei. Ora Tassinari, ancora il capitano, Tondini si alza, il tiro, la parata di Scarcelli. Sicuramente uno dei protagonisti della partita, accelera Manojlovic, Zanon il tiro, traversa, un po' la traversa, un po' la parata di Redelli, il lancio lungo su Bandini, poi Ceroni cerca di recuperare la palla, Manojlovic allunga spingendo, vediamo,
il tiro e la rete di Tommaso De Angeli. Gran bel passaggio per l'apertura Tommaso De Angelis, gran bel passaggio. 19-16, massimo vantaggio per gli ospiti, giocati praticamente 4 minuti alla ripresa, sono 9 le reti di De Angelis, gioiello della pallamano di Teramo. Ora il tiro di Dario Chiarini, la rimessa con Mainolovic, Rotaro rallenta l'attacco di Deruvo. Non affretta il campus in questo momento. Tiro di Deruvo, non un gran bel tiro, molto alto. Ora Tondini per Ceroni, grande gol di Ceroni, terza rete in questo secondo tempo, quinta complessiva. Con la palla ormai persa riesce a trovare in uno dei suoi classici movimenti il gol. Ora Zanon, Deruvo si butta, cade con Chiarini, 9 metri per gli ospiti con Dello Vicario Giacinti. Vediamo, c'è la deve essere effettuata la pulizia del campo, la asciugatura del terreno di gioco. 18 Romania, 19 Campus Italia, un avvio che è rimasto praticamente sugli stessi binari del primo tempo. Mattia, è cambiato veramente poco, sì, loro continuano a fare della ripartenza, dei gol in velocità l'arma principale che hanno, mentre noi stiamo cercando di ricucire lo strappo. Mainolovic contro Tondini, c'è il fallo. Dello Vicario Giacinti alza il braccio l'arbitro al limite del gioco passivo. Il tiro sotto il 7 di Mainolovic, la parata, palla molto importante per il Romagna, di Redelli. D'altra parte Rotaru con una finta, poi va a tirare, la palla esce. Virer questa volta da solo davanti al portiere, colpisce il palo, quindi un'altra occasione per il Romagna per trovare il pareggio. Giocati 6 minuti e 15 secondi nella ripresa. Altaru scambia con Ceroni. Tondini prova ad andare in penetrazione, c'è il fallo di Dello Vicario Giacinti. Ora Ceroni dai 9 metri, Rotaru Chiarini scambia con Tondini, non riesce a prendere il ritmo per il tiro, ci prova Rotaru, poi la palla dopo la parata rimane lì, va in velocità De Angelis, di nuovo nell'uno contro uno. C'è il fallo di Amaroli. Da i 2 minuti direi a Bandini. Esce Bandini per 2 minuti. C'è il tiro dai 7 metri per Tommaso De Angelis contro Redelli. Segna ancora. Doppia cifra? Doppia cifra in questo momento con 3 reti nella ripresa per il Folletto di Teramo.
più che altro da meno uno, da possibile pari a meno due. Questa è la cosa che deve pesare sul Romagna. È già la quarta volta che succede questo in partita e Romagna deve rimediare. Ora in campo Di Domenico sulla fascia sinistra con l'extra player, fuori il portiere. Ora esce subito Amaroli per dar spazio di nuovo a Redelli tra i pali. Il tiro e la rete di Alex Rotaru su assist al bacio di Tondini, che finge il tiro, poi la passa al compagno libero in penetrazione. Sta giocando molto bene, bisogna dirlo. Di nuovo meno uno per il Romagna, che difende su Manolovic, si alza, rischia di perderla, poi invece la palla giunge Tommaso De Angelis, che segna la terza rete consecutiva per i suoi. E siamo a quota 11 e di nuovo più 2. Da notare l'uomo in più giocato dal campus con il mancino a sinistra, da terzino sinistro, probabilmente per agevolare il passaggio alla scalata a Tommaso De Angelis, che fa 11 con un schema perfettamente riuscito. Ora Chiarini, Tondini cambia direzione, poi ora Rotaru fuori ritmo, c'è il muro davanti, non può tirare, c'è il braccio alzato, deve farlo in Romagna e infatti perde palla. Occhio al rilancio, Scarcelli predica calma e fa ripartire i suoi dal basso, come il calcio insegna. La rimessa dal portiere, la ripartenza dal portiere. Ora Zanon, Manolovic, Zanon ancora, viene fermato da due giocatori, c'è il tiro, la palla esce di Manolovic. Tondini prova la progressione, prova ad andare da solo in due contro uno, l'arbitro non fischia né sfondamento né fallo e quindi la parata rimessa di Scarcelli riporta in attacco la squadra ospite sul più 2 quando mancano 19:45 alla fine. Zanon finge il tiro, va ora, segna un altro gol incredibile di pura potenza, tutto braccio. Break importante del campus. Di nuovo più 3 per i ragazzi del direttore tecnico Trillini. Ora scambiano la posizione Tondini, Rotaru, ancora Tondini, viene fermato, fuori ritmo ancora Rotaru, prova a caricare, poi deve uscire. Palla va ad Amaroli, tiro immediato di Tondini, a parata di Scarcelli, riparte con calma Manolovic, rischia di perdere la palla nel palleggio Cristian Manolovic, poi riparte a De Rugo, Zanon, una fucilata di Zanon, c'è la parata di Redaelli, esce Tondini, rientra in campo il capitano a portare tutta la sua esperienza. Ricordiamo quasi 18 anni di Serie A per Fabrizio Tassinari. Ora gira su Rotaru e Chiarini. Chiarini che va a fare doppio pivot per l'occasione, per allargare la difesa o tentare di farlo. C'è la deviazione non vista dall'arbitro da parte del muro del campus, che quindi può ripartire. 17:45 alla fine, più 3. Non un bel attacco quello del Romagna.
comunque al di là del tocco o meno del muro, certamente non è stata una bella azione di squadra. Ora Zanon prova il passaggio, vediamo che riprende la palla. Ci vuole anche il fattore C. Si ritrova la palla nella sua disponibilità e vola sul più 4 il Campus. Ora Di Domenico colpisce il palo. Martin Di Domenico. È almeno 5-6 minuti che Romagna non trova il gol, mi pare, così a occhio. Esattamente. Dopo il gol di Rotaru. Ora intanto Accademia pura per De Angelis. De Angelis. 12 reti, 5 nella ripresa per lui. Tassinari deve inventare qualcosa in Romagna. Ci prova Tassinari con Ceroni, che segna la sesta rete. Ci provano i senatori della squadra, i più esperti, a dare la scossa. Sono arrivati almeno 5. Ora sono 4 le lunghezze per il Campus. Gian Bartolomei, la palla per il pivot. Che in questo caso è Leo Andreotti, che segna la sua prima rete della partita. In campo anche Nicolò Bianconi, giovane 19enne del Romagna. Vediamo il tiro ancora di Ceroni, a parata di Francesco Scarcelli, che si conferma sicuramente tra i migliori e i protagonisti di questa partita, ovviamente insieme a Tommaso De Angelis. Ora Manolovic, Gian Bartolomei, ora Zanon. Tiro immediato, c'è la deviazione della difesa, ripartono Zanon senza fretta. Gian Bartolomei, la palla alta, sfugge la palla dalle mani dell'ala. Ora può ripartire Tassinari. La palla per Di Domenico, non può andare ad attaccare la porta. Ancora Ceroni nell'uno contro uno, segna ancora, segna solo lui praticamente per il Romagna. Ancora meno 4, sono 14 e 25 alla fine. Zanon prova a saltare la palla, la finisce fuori. Il tiro di Jacopo Cioni, tempo fermo per il recupero della sfera. 14 minuti 5 secondi alla fine. Vediamo chi viene consegnata la palla al portiere, Martino Redelli, che può far ripartire. Di Domenico fa girare di nuovo Bianconi, Tassinari prova a accelerare, va fino in fondo, nonostante il contrasto, accorcia il capitano. 3 gol tra le due squadre. Rientra intanto De Angelis e rientra anche Dello Vicario, Giacinti. Zanon, Manolovic. Il tiro alla traversa di De Angelis, che ogni tanto sbaglia pure lui. Ora Tassinari, la palla viene rubata,
proprio dallo stesso De Angelis, che lancia Lorenzo Franito, che viene atterrato, c'è i 9 metri con il Campus che sta gestendo il vantaggio. Sicuramente nella preparazione della partita si pensava a un punteggio inverso, si sperava a questo punto della partita. Intanto c'è una sosta. Loro nel secondo tempo sono stati molto bravi a disinnescare il nostro centro avanti spostato in tanti modi diversi, e Zanona sicuramente ha aperto il campo per loro tirando da fuori, spingendo tanto uno contro uno. Bravi loro nella lettura della partita, della difesa del Romagna. Ora Manolovic, la palla per Dello Vicario Giacinti, che segna la sua seconda rete. E Romagna sotto di 4, prova a ripartire col capitano che torna da Chiarini, poi prova a mettersi in proprio e lo fa molto bene con la seconda rete personale. E le proteste degli ospiti. Sul più 3 il Campus fa già la palla con Manolovic, Zanon. Ora il tiro di De Angelis, a parata di Redelli, Cassinari viene frenato, allora va in velocità Bianconi. Che accorcia sul 24-26, quando ne mancano 11 di minuti. Torna in partita in Romagna, sarebbe decisamente importante non subire gol in questa azione. In campo nella difesa Chiarini e Sam e Gollini, i migliori di Romagna in questa specialità. C'è il gioco passivo, al limite del gioco passivo, Zanon viene fermato da Sam. Tempo fermo, c'è il time out chiesto da coach Riccardo Trillini sul 24-26, 10-33, Mattia Medis. Un Romagna che ci sta provando. Sembrava già fuori partita, invece è rientrata con i 2 gol del capitano e con quello di Bianconi. Dopo gli errori, qualche errore al tiro di Campus che ci ha permesso di correre, di rimetterci lì, di rimetterci a contatto in scia. Vediamo che cosa si inventa Trillini, che ha 2 passaggi su passivo e probabilmente si è reso conto che avere 2 terzini mancini con l'inserimento del destro di mano non è stata una buona idea. Ora rientrano in campo i giocatori della Romagna, un po' più lenti quelli del Campus Italia. Vediamo cosa ha disegnato, visto che gli rimangono 2 passaggi e può essere una palla importante, perché se non fanno gol permette di nuovo al Romagna di tornare a meno 1. Ora vediamo Zanon pronto a ricevere la palla, va al tiro, rischia di pararla in mezzo alle gambe Redelli. Ora Tassinari, Chiarini e Bianconi sul meno 3, prova ad attaccare ancora il Romagna. Cambiano i 3 esterni,
prova a accelerare Tassinari, Chiarini prende il volo, poi ci butta invece Bianconi, vediamo l'azione arbitrale, c'è sfondamento, riparte Gian Bartolomei, tutto campo, già dall'altra parte va De Angelis e questa volta il tiro in corsa non porta nulla. Non molto lucido negli ultimi possessi offensivi, eh. Credo che ne abbia sbagliati tre almeno a occhio, per quello che mi ricordo. Tanto tempo fermo perché di nuovo c'è da andare a recuperare la palla. Le abbiamo trovate tutte e due così però. Già. Vediamo il lato positivo. Ritrovata la palla perduta precedentemente, quindi si torna in attacco per il Romania sul meno 3, 9.39. E Sam Albertini, Di Domenico, Tassinari, Bianconi, Chiarini e in porta Redelli per la squadra di Domenico Tassinari. Ora il capitano gestisce lo schema, prova ad accentrarsi, la palla per Sam, il tiro, il fallo di De Rumbo. 7 metri, vediamo che entra in campo per il Campus Italia, entra in campo Lubinati. Alessandro Lubinati. A parte il fatto se faremo gol o meno, non credo sia stata una grande mossa cambiare il portiere che permette così al tempo di essere fermato, poi magari fa una super parata e mi smentiscono. Tassinari, ed eccola lì, c'è la parata ai 7 metri, l'errore di Tassinari. Meno di 9 minuti alla fine, sono stato smentito giustamente. Resta in campo intanto Lubinati. Attacca Manolovic. Bello Vicario Giacinti, la parata di Redelli. Dall'altra parte non viene sanzionato il fallo di De Ruvo su Tassinari. Gli piace accadere a questo, eh? Bisogna notare che hanno questa spesso voglia di andare a cercare uno sfondo anche quando non c'è. Ora Tassinari prova il varco centrale, ancora per Sam, altra palla persa, può ripartire. Lubinati che lancia, ora da quest'altra parte c'è già il tiro di Zanone, il fallo e i 2 minuti a Dario Chiarini. 7.55 alla fine, meno 3. Non era mai sceso, l'unico che non è stato, diciamo, vittima delle rotazioni, Dario. Esce adesso a 8 minuti poco meno dalla fine e deve star fuori per 2 minuti, lasciando anche la squadra in inferiorità numerica. Ora in Romagna deve sperare nel colpaccio, deve girare tutto a suo favore in questo momento. Extra player ovviamente, entra Rotaru. 7.30, vediamo l'arbitro che ferma il tempo, c'è da asciugare ancora probabilmente il sudore dello scontro di prima tra Tassinari e De Ruvo. I ragazzi, i bambini, le ragazze e le bambine del settore giovanile da Palamano Romagna che si prestano ad asciugare il campo. Un applauso anche a loro. Ora Tassinari riprende il gioco, 7.20 alla fine, stringe il tempo, deve stringere anche Romagna, inferiorità numerica. Senza il portiere in campo in questa azione, però viene alzato e Sam. Non parte in velocità. Il
Campus Italia, 6:50, meno 2. C'è il gol di Dello Ricciardi Giacinti, numero 11, sono tre gol per lui. Quindi gran bella palla di Manojlovic. Un assist che libera il pivot. La palla che adesso iniziano ad essere tutte molto pesanti queste. Prova il vortice. Intanto rientra Redelli in porta. Non tira da metà campo, ma ragiona il Campus Italia. Intanto va in contropiede Zanon e sbaglia sul palo. Può ripartire Tassinari. Di Domenico viene trattenuto, c'è anche il 2 minuti, esce Zanon per 2 minuti, ne mancano 5:54 alla fine. Questo è veramente probabilmente il momento più importante per il Romagna. Torna l'uomo pari per il Romagna e l'uomo in meno per, esatto, il Campus. Quindi superiorità numerica per il Romagna. Vediamo il tempo. Time out chiamato da Domenico Tassinari che vuole parlarci sopra. 5:45 alla fine, 28 Campus, 25 Romagna. Mattia Melis, un momento, come dicevi, davvero molto delicato. Cruciale, il Tassinari fa bene a chiamare time out perché uscire sconfitti mentalmente dalla superiorità in questo momento della partita può essere veramente decisivo, quindi meglio pensarci bene, organizzare un buon attacco e cercare di venire fuori con il meno 2 e l'uomo in più. Magari una difesa bella aggressiva, cercare di recuperare la palla. Già in campo i ragazzi di Tassinari con Redelli tra i pali. Di Domenico e Sam, è in campo lo Cicero come terzino sinistro, Tassinari, Rotaro come terzino destro, e Sam appunto pivot e Albertini alla destra. Tassinari si butta, Rotaro accorcia, settima rete per lui. Meno 2 per il Romagna. Semplice, facile. Senza fretta in questo momento invece il Campus Italia. Che toglie il portiere, eh? Quindi anche questa è una mossa interessante. Extra player anche per i ragazzi di coach Trillini, De Rugo, Gian Bartolomei, Manojlovic. Rischia il passi, Gian Bartolomei va a segnare una rete pesantissima. Ora lo Cicero, Tassinari, Rotaru va fino in fondo, Rotaru! 8 gol per lui. Abbiamo bisogno della palla, il Romagna ha bisogno della palla. Ancora extra player per Trillini, quindi porta sguarnita per gli ospiti, 4:20 alla fine. Si alza l'urlo della cabina a sostegno dei suoi. Un tiro improvviso con la deviazione del muro, la rete di De Ruvo. Molto molto pesante anche questo. 4 minuti alla fine e Sam dall'altra parte c'è la sua terza rete. Tanto i secondi scorrono e il Campus è passato indenne sotto i minuti di inferiorità, nei minuti di inferiorità che dovevano essere la nostra, la grossa opportunità della pallamano Romagna, che comunque rimane a meno 2. Ora l'attacco con De Ruvo, Zanon, De Ruvo al centro,
si alza la parata di Martino Redelli che ci mette la mano. Rotaro, lo cicero Rotaro, 3-14, Rotaro fino in fondo, segna Alex Rotaro, il cuore del Romagna. 30-29 per il campus, accorciato dal meno 5 a 3 minuti alla fine, si ritrova meno 1, tempo fermo, pulizia del campo, troppo importante questi minuti, non si può rischiare niente ovviamente per l'incolumità di caviglie e ginocchia. 30-29, 2:55 alla fine, tutto pronto con Dello Vicario e Giacinti a far rimettere la sua squadra in movimento, con Manolovic, lo stesso pivot, Zanon, Derugo, anzi Gian Bartolomei, Manolovic fino in fondo, la parata col ginocchio di Martino Redelli, che diventa, si erge a protagonista di questo finale. Il tempo va avanti, ora dopo qualche secondo viene fermato dagli arbitri, c'è l'ammonizione per proteste a Tassinari, sono i 7 metri. Sette metri per il Campus Italia, vanificata la prodezza di Redelli, porta ora Mandelli per il rigore di De Angelis a 2:29. Infallibile dai 7 metri. Ora Rotaro, Tassinari. Rotaro si butta dentro, il tiro e la parata di Scarcelli. 2 minuti e 5 secondi, più 2 per il campus. Azione che potrebbe essere decisiva per gli ospiti in caso finalizzassero in rete. Questo possesso ora palleggia Zanon per Manolovic, Zanon il tiro, la parata di Redelli, Albertini e Sam. Rotaro, 1:30 alla fine, sono 2 le reti da recuperare. Tassinari, Rotaro, lo cicero va fino in fondo, segna lo cicero, 1:23 alla fine. Senza fretta, chiaramente, ancora più di prima, il Campus Italia. 1:05, palleggiano sulla tre quarti, si scambiano la palla, il tiro immediato di Manolovic. E c'è la parata di Martino Redelli. 50 secondi, Tassinari, e Samo viene trattenuto e viene... stata a 3 minuti e segna il 31 pari, il tiro dall'altra parte, il contropiede di De Angelis, la parata di Redelli, mancano 35 secondi e Sam, time out chiamato da Domenico Tassinari, 33 secondi alla fine. Mattia Melis, Romagna che è stato in grado di riaprire completamente la partita, ora si trova un possesso a 33 secondi, diciamo, sul 31 pari, azioni convulse, concitate con gli errori del Campus Italia, le parate di un fenomenale Martino Redelli nel momento decisivo, sembrava persa. Ora siamo sul pari e mancano solo 33 secondi. Bravissimi in Romagna a raccogliere tutto quello che appunto il campus gli ha dato, perché due tiri veramente forzati e veramente rapidi hanno dato la possibilità a Romagna di tornare appiccicati. E l'ultima parata di Martino su una rimessa veloce che poteva essere veramente dura ha permesso a Romagna di avere la palla per portarla a casa in mano.
tutti in piedi, la palestra Cavena, tutti in piedi, 500-600 persone sono tutti in piedi a seguire questi ultimi 33 secondi e Sam è pronta alla rimessa, si gioca 30 secondi alla fine, lo Cicero, Tassinari, Rotaro, 25, lo Cicero, Rotaro, lo Cicero, Tassinari, finta di corpo, lo Cicero, 18 secondi, Rotaro, la palla arriva, c'è la parata e Samma la prende, c'è rigore, c'è rigore, c'è rigore, 7 metri per il fallo su Mohamed e Samma. Claudio Lo Cicero si prende la palla, c'è la pulizia del campo, mancano 4 secondi alla fine, un clima surreale alla cabina. In campo, ora c'è solo Claudio Lo Cicero e c'è solo Francesco Scarcelli, 7 metri. 4 secondi, l'arbitro sta per fischiare. Il tiro finisce qua. Finisce nella disperazione di Claudio Lo Cicero. Per il rigore sbagliato, tirato fuori, di fianco al palo. La delusione del popolo della Romagna. Ora Fabrizio Folli va a rincuorare il terzino Claudio Lo Cicero. Una prestazione, Mattia, che poteva finire certamente meglio con l'esplosione del pubblico, ma che alla fine un punto che a un certo punto della partita sembrava perso. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che alla fine il pari probabilmente è la degna conclusione di questa partita. Finisce con l'abbraccio e il coro dei tifosi per Lo Cicero, che non si dà pace. Ora gli applausi a tutte e due le squadre. Bisogna dire che ha avuto anche, si può dire, le palle di tirarlo, un rigore veramente pesante, poteva essere, potevano essere 2 punti, poteva essere una vittoria, poteva dar morale, quindi ha tirato un rigore veramente pesante e gli va riconosciuto, non bisogna mai dimenticarlo. Finisce sul 31 pari con 2 reti per De Ruvo. Sono 6 reti per Zanon, 3 per Dello Vicario Giacinti, 13 per Tommaso De Angelis, 1 per Andreotta, 2 per Paul Wierer, 1 per Gian Bartolomei, 3 per Christian Manolovic. Per Romagna sono 9 reti per Alex Rotaru, 2 per Albertini, 4 per Sam, 4 per Dario Chiarini, 7 per Rinaldo Ceroni, 1 per Tondini, 2 per Fabrizio Tassinari, 1 a testa per Bianconi e Lo Cicero, che finisce la partita in lacrime per un errore che alla fine compromette non più di tanto la partita, perché era già sul pari. Quindi Romagna si può accontentare del pareggio, vista anche come si era messa la partita, andata anche sul meno 5 nella ripresa. Quindi finisce qua la cabina, la 10ª giornata del campionato di Serie A Gold, Pallamano Romagna 31, Campus Italia 31, da
Carlo Dall'Aglio al commento tecnico Mattia Melis, un grazie e a risentirci presto, un ringraziamento al fido Gabriele Dall'Aglio, all'operatore video e all'immancabile e all'oro vero Roberto Zanzi alla regia. Un saluto dalla Carlone Magno Production e dalla Pallamano Romagna.